dire, in cinese, per piacere, andate indietro, qui non si respira. Ma adesso basta parcare con la signora. Quest'altro, presto, io non lo so. Lupi, guardale, Lupi, maresciallo, prendi il chiudo dei lupini, maresciallo, prendi. Non mi piace che mi fanno male, per favore. Vabbè, allora prendi il CD, stasera parlo con tua moglie. Non mi interessa, porcherina, fa piacere, ma magari adesso. Adesso non prendi la CD. Sto smettendo di fumare, capisci? Allora devi prendere questo maresciallo, questo è complacente per un fumatore, quindi. Per non fumatore. E come funziona? Non funziona. Poi fai così, vedi? Fai così, non riesce a piangere, ti nervosi, c'è il rotto, lo prende e lo pure. E poi pure sigaretta. Allora è buono, dai, dammi pure, dammi. Dai, prendi il cucina che smette anche lui. Buono, ma è buono, maresciallo, me. Grazie, grazie. Ma sono anche con Bando, dai. Mondale! Indietro, per piacere, indietro! Buonasera, buonasera, vedi che funziona, sai che funzionando di parlare di un mio amico. Qualcuno si è accorto che il primo Chuck, che non corrisponde alla prima scena che vedremo nel film, è lo Chuck è stato fatto a Venosa, in piazza. Non parlare, perché il nostro produttore lo conosciamo tutti, il primo cavallo è di Venosa. Non era neanche facile prima ripescare l'abito della prima azione che ti sei messa. Oltre al lavoro del regista è stato fatto un bel lavoro di ricerca location, è stato fatto un bel lavoro di ricerca casting e poi ovviamente di regia e di montaggio. Insomma, ci siamo chiusi nel mese di dicembre, io e Vito, e lì è venuto fuori questo prodotto. Questo progetto è creduto a Pesanti Stauccio, no? E non ho parole per Vito per la sua professionalità, anche e soprattutto nella direzione di valorizzare la nostra città. Io vi ringrazio e vi saluto. Ma stato un bello evento, io direi subito di andare avanti, di chiamare tutto il cast. Allora Uccio, a te il l'onore. Hai la pettina tu, lei cambiata, eh? Ah, là devo stare bene, immagino. Pietro, abbiamo presenze nazionali alternate con gli amici del Voodoo e poi ancora, ho dimenticato qualcun altro, ma per esempio c'è il batterista Tommasi del mio gruppo, perché alcuni hanno fatto passata, che poi non era comparsata perché si vede, quindi ringrazio Aquilino, quindi ringrazio Gianfranco Masi per presente anche che hanno curato. Hanno fatto la consulenza del film, quindi Gianni Furioso e Giuseppe quale problema a te, no? De Bias. Sembra una rimpatriata, perché poi c'è Tina Fusco, Tina Furioso. E insomma ci sono, poi la cosa bella, voi non li conoscete, ma c'è chi ha curato i costumi, per esempio una Rosa, dove sei Rosa, fai un cenno, la nostra scenografa. Lucio, dici la verità, si parte da Venosa, sì, perché qua sono state girate le prime scene, sia perché per la presenza del produttore Lucano di Venosa, ma la verità è perché si parte da qua qual è? Si parte da qua perché il produttore Lucano, è vero, è stata girata la prima scena, il primo Chuck è stato dato qui a Venosa e quindi insomma, ma poi è un teatro che mi ha dato sempre tanta soddisfazione, tutte le mie avventure, vuoi un'avventura teatrale, vuoi un programma televisivo, e io ho sempre fatto tappa qui a Venosa, ho fatto tanto per Venosa, Venosa ha fatto tanto per me e quindi questa anteprima nazionale. Quattro gatti siamo. E quattro gatti di Caneto. Allora, facciamo 5. 5 gatti di Caneto.
Tornando dal settimo festival delle bande pugliesi, ho il piacere e l'onore di comunicarvi che abbiamo vinto il primo premio. Fatemi parlare! Abbiamo vinto il primo premio nella storia della nostra banda. Che premio è? È il premio di consolazione. Eccolo! Vi faccio il trullo. Perché adesso la nuova, diciamo, la Valle d'Itria non esiste più, esiste Venosa con i suoi trulli. No, a parte da Venosa, questa anteprima nazionale, il nostro produttore Mimmo Cavallo è di Venosa e quindi abbiamo omaggiato la città di Venosa, dove abbiamo fatto anche il primo ciak. Immaginate un po', fare il primo ciak è sempre emozionante. L'abbiamo girato qua in Piazza Venosa e quindi partiamo di qua, ma da domani, poi 3 marzo, il film è ovunque con una distribuzione grossa. Per il Sud Italia, Puglia, Molise, Basilicata, sono previste oltre 70 schermi grazie alla classe cinematografica e quindi invito tutto il pubblico che ci ascolta, che ci vede, che mi vede in questo momento, insomma, a prendere da sala. Andate in questo weekend, perché se non facciamo incasso in questo weekend lo tolgono il film. Mo dovete andare veloce. Ma convincere con uno sketch adesso? Uno sketch, no, è sempre la cosettina, mi faccio il troll, dovete andare ragazzi, vi aspetto numerosissimi, ciao! Mamma! Guarda! Carlito Spen! Questa la metto qui, mamma! A posto di nonno, eh? Tu sei benedetta! Fra le donne! La metto sulla comunione della zia. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E la metto in camera mia? Santa Maria, madre di Dio. Allora, ha creduto in Uccio De Santis, ha sponsorizzato lei il film? Sì, ho creduto in Uccio De Santis perché è un grande artista, un grande comico, non solo a livello locale ma adesso anche a livello nazionale. Lei lo ha seguito durante le fasi del film? Io ho seguito dall'inizio alla fine ad oggi, per filo e per segno, come ha fatto Uccio e come ha fatto anche il regista Vito Cea. Ci racconti qualcosa del film mentre eravate qui a Venosa, mentre registrava qui a Venosa? Sì, Venosa è stata la prima scena che io ho voluto anche che si registrasse. Comunque è stata un'emozione grandissima per me, perché comunque avere fare una scena di un film a Venosa, poi prodotto da me, per me è stata una grande emozione. E niente, ci siamo divertiti, allo stesso momento abbiamo lavorato, ci siamo anche stancati. Adesso già sta pensando a qualcos'altro? C'è qualcosa in mente, però adesso voglio pensare prima alla buona riuscita di questo film. Buongiorno signori. Buongiorno. Come va? Vorrei parlare gentilmente con la signora Maria. Veramente sta pregando. Che te ne vai? D'accordo, allora parlerò con voi che siete i figli. Direttore, lo sappiamo, siamo indietro col mutuo. Siete indietrissimi, siamo già alla terza rata. Che cosa facciamo quando arriveremo alla quarta? Il mutuo va a sofferenza. Infatti? Sentite, io darei un colpo di grazia a questo mutuo. Lo vogliamo far soffrire così? Lo dico per lui, non è che peccato. Forse non ci siamo capiti. Se voi non pagate la rata del mutuo, la banca chiederà al tribunale di mettere in vendita il vostro trullo in garanzia. Mi dispiace. Ti auguro però una buona giornata, ma non è colpa mia. Raccontici qualcosa di questo film. No, vabbè, se lo racconto. Qualcosa extra dal film. Extra dal film. Dunque, vediamo. Ho mangiato spaghetti aglio e olio 2-3 volte, maccheroni col sugo una decina di volte. È quello che volevi sapere. No, perché hai mangiato?
No, vabbè, allora intanto diciamo che è una divertente commedia, come il cinema italiano insegna, noi siamo abituati alle commedie divertenti e questa è una commedia divertente. Ci siamo tutti noi altri del Mudù, oltre altri personaggi nazionali, per dare corpo a questa commedia nella quale appunto sparisce un trullo e bisogna ritrovarlo. Quindi non voglio spiegare la trama perché altrimenti non si riesce a vedere come si sviluppa questo, però io e Uccio siamo due muratori, ci ritroviamo di fronte al fatto che, avendo affittato a una persona non del posto, questo trullo non c'è più, e di qui si sviluppa tutto l'equivoco della storia. Quella è vecchia, rilassati, tranquillo. Rilassati, stucchi ancora. Vieni, quella è tu dici, la classica milanese in mille giorni. Oh, non si può, ma fuggi si fa per me, ma tanto voglio pazza, ma non su. Milano centro. Scusate signori, per caso state aspettando la signora Conti da Milano? Sì. Molto piacere, sono già da Gravaglia. Piacere. Ma tu te lo sei fatto il trullo? Ma se te lo dico, poi non vengono a vedere, vabbè, che andiamo a fare? Ormai se l'hai rifatto il trullo. Il trullo viene rifatto, però con certi criteri. Venitelo a vedere. Ciao a tutti. Che stiamo facendo? Andiamo che abbiamo il mezzo fuori. Andiamo. Uno dei primi film girati a Venosa o uno dei tanti? Io direi uno dei primi film importanti girato a Venosa. A Venosa sono state girate altre scene di altri film, ma io ritengo praticamente che l'importanza che può avere questo film per Venosa è maggiore, perché praticamente Uccio De Santis è un attore che a Venosa praticamente è di casa, nel senso che è sempre presente, è sempre stato presente nel corso degli anni, e noi come amministrazione abbiamo praticamente l'interesse ad avere un amico così importante. Chiaramente adesso l'amicizia si è rafforzata perché il produttore Mimmo Cavallo è legato a Uccio De Santis per tanti motivi, anche per motivi proprio di amicizia, e questo ha fatto sì che Mimmo Cavallo e Uccio De Santis venissero a girare un film a Venosa. Per noi passo molto importante per la valorizzazione della nostra città.